partirà il primo pallone della partita. Fischia l'arbitro, è iniziata il numero 13, uno dei due centrocampisti della squadra di Alcosser, ovvero Yannis Elamy. Italia che intanto riconquista e si scatena sulla destra con il movimento di Mosconi che la chiama dentro. Mosconi, arriva il cross, Liberali con il destro, c'è stata una deviazione, Italia ad un passo dal gol del vantaggio e della FIGC con le mani di Santana. Si appresta a rimettere in gioco il pallone cercando il lavoro da parte di Camarda che viene a battagliare qua in mezzo e poi scarica bene nella zona di Cama che ha tanto campo a disposizione da prendersi. Davanti a sé si muove Liberali, si va ancora verso il cuore dell'area, possibilità per Liberali di calciare dopo aver girato il portiere. Camarda da terra non trova il momento giusto per girarla, occasione enorme per gli azzurrini con Francesco Camarda. Calcio d'angolo per la squadra di Alcosser con il solito Sternal pronto ad andare dalla bandierina. Vittoria, rientrare, colpo di testa di Natali, pallone raccolto da fuori, l'intervento di Longoni che poi ritrova la palla prima di scontarsi con una viva De Santana, fuori per Dinunzio che non riesce a calciare. È stata un po' troppo elaborata, un po' troppo sofisticata, ma l'Italia aveva costruito ancora una grandissima chance e purtroppo ancora una volta forse una un difetto a livello di qualità di scelta nell'ultimo passaggio. De Santana aveva creato la spaccatura centrale, si poteva andare ancora a girare i lati invece che cercare subito la verticalità per Camarda. Respira l'Italia, l'invito anche che faceva qualche istante fa Massimiliano Favo dalla panchina dopo aver speso tanto in quell'ultimo contropiede. Natali prova ad andare lungo, l'uscita pericolosa che lascia la porta incustodita da parte di Saviekic, prova Liberali e Saviekic con una super parata con la mano di Ricchiari a muovere il primo pallone nei secondi 45 minuti. Non mi sembra di intravedere cambi né da una parte né dall'altra come nella prima porzione del match. Francia che riparte fortissimo pigiando sull'acceleratore. Mite, ma Fessoli prova a non dargli l'appoggio, riesce a passare Mite a calciare sul primo palo, ancora una volta porta protetta dove Milan che rischia tantissimo regalando la Sternal che era in agguato. Natali non molla il 7 francese che può andare fuori a liberare la conclusione potente, ma per nostra fortuna centrale di Sellami alzata in corner con la punta. Stavolta la Francia con il tocco dentro per Bacolà, palla leggibile sulla quale Cama ancora interviene spedendola in fallo laterale. Mite di nuovo mette la stazza davanti al pallone, cerca il tocco all'indietro per Thébault. Italia che l'ha recuperata con Liberali, vediamo se riesce a trasformare l'azione in offensiva. No, perché gli passa davanti un avversario costringendolo a commettere fallo. Ovviamente non era Liberali, bensì Mosconi. Francia che ha già battuto la punizione con l'avanzata di Sellami. Salì, bello il triangolo con Sternal, bello anche il cross che è un tiro che sorprende Longoni, convinta un po' più aggressiva quanto non sia avvenuto negli ultimi minuti. Stacco degli Natali, Mantini a vuoto sul pallone, arriva in seconda battuta Azzeni. Loro malgrado i subentrati hanno avuto la possibilità di essere coinvolti nella partita forse nel momento peggiore in cui la Francia, trovando il gol, ha un po' minato le nostre certezze. Qui attenzione al recupero da parte dei Liberali, c'era Coletta vicino a lui, vuole invece Mosconi che calcia, non l'ha tenuto Siviechi e poi non c'è nulla per l'arbitro, non c'è nulla sul tentativo di tapin maglia della difesa francese. Allora Longoni ad affrettare il recupero, andare subito da Nardin,
Coletta, non riesce a restituire una palla precisa a Cappelletti. Attenzione a De Turbé, c'è uno spazio invitante per lui. Meite controlla, Meite ancora Longoni, poi super chiusura da parte di Sala, negare un altro tentativo. Situazione, anche se non è vero, una Francia che nella ripresa qualcosina in più, se non altro sull'impatto fisico, sull'agonismo ha messo. L'Italia che dal canto suo è stata meno pericolosa. Occhio subito la palla davanti per Said che calcia, smanaccia Longoni e poi il salvataggio provvidenziale da parte di Nardin sul tentativo.